Grazie. Curioso sentire applaudire a una risposta negativa rispetto al voto segreto. Vede, Presidente, io credo che ci sia un errore di partenza. Lei nega il voto segreto, poi argomenterò il perché, perché fin dall'inizio noi abbiamo chiamato una mela una pera e siccome il voto segreto è messa per la mela e non per la pera, il voto non lo possiamo fare segreto. Ma noi siamo in presenza di una mela. Io ho presentato, perché chiaramente stiamo parlando di matrimonio, non di qualcosa di diverso, io ho presentato una proposta di non passaggio all'esame degli articoli, a mia prima firma, lo voglio sottolineare perché vedo che ci sono colleghi che se ne attribuiscono la paternità, però al collega Quagliariello, se è contrario alla maternità surrogata bisogna essere anche contrari agli emendamenti surrogati e a scippi degli stessi agli altri. L'ho presentata sottoscrivendo una richiesta di voto segreto di 74 colleghi, quindi una cosa particolarmente sentita. Ho allegato, proprio perché mi sarei aspettato questa arrampicata sugli specchi per negarlo, una memoria di 6 pagine in cui articolo per articolo si spiega chiaramente non che la legge Cirinnà ha un prevalente riferimento alle materie previste dall'articolo 113 quarto comma del nostro regolamento, ma la totalità degli argomenti fa riferimento al diritto della famiglia. Giova anche ricordare che sul non passaggio degli articoli è previsto un voto elettronico e quindi è prevedibile anche il voto segreto. Abbiamo dei precedenti perché abbiamo un ordine del giorno in sede di assemblea costituente che venne votato col voto segreto, abbiamo i precedenti prima del 97 alla Camera e l'ultimo proprio qui al Senato nel corso di una legge che avrebbe voluto l'abolizione da parte delle Camere del reato dell'ergastolo, quindi non l'introduzione ma la espunzione del reato di ergastolo. Questo proprio perché il nostro regolamento, diversamente da quello della Camera, parla a deliberazioni che attengono ai rapporti civili ed etico-sociale, non che vanno a incidere, quindi molto più aperto. E quindi da questo punto di vista io mi sarei aspettato che, vista la larghissima prevalenza della materia suscettibile di voto segreto, lei avesse deciso di acconsentire a questa votazione per far vedere e sentire finalmente, nella libertà del voto segreto, come la pensi il Parlamento rispetto a questa materia. Sono sorpreso della sua risposta, Presidente, non me l'aspettavo, perché questa è una risposta, mi spiace, io prima ho detto un'arrampicata sugli specchi, anche la lunghezza lo dimostra, è una scelta politica che lei ha voluto prendere in solitaria quando il nostro regolamento prevede che in caso di incertezza sulla prevalenza o meno lei potesse consultare la giunta di regolamento. In quella sede lei avrebbe potuto fare il Ponzio Pilato, tanto la maggioranza è larghissima perché c'è anche la giunta dei componenti dei 5 Stelle di SEL che avrebbe contribuito al no al voto segreto e non avrebbe dovuto schierarsi da nessuna parte. Purtroppo l'atteggiamento che lei ha assunto, e mi auguro che sia un atteggiamento spontaneo, che non sia stato, non so se ieri sera ha avuto occasione di guardare Sanremo, addirittura abbiamo il servizio radiotelevisivo pubblico che con gli ospiti e i cantanti cercano di sostenere e promuovere le unioni civili e le coppie di fatto. Io non mi aspetto da parte del servizio radiotelevisivo pubblico delle entrate a gamba tesa su argomenti così delicati, ma non mi aspettavo da parte sua un atteggiamento che mi ricorda il passaggio del Manzoni, da dove c'è l'incontro fra i bravi di Don Rodrigo e Don Abbondio, dove gli viene detto: questo matrimonio non sa da fare né domani né mai. Lei purtroppo ha assunto l'atteggiamento di Don Abbondio, meglio, lo ha sposato, visto l'argomento di cui stiamo parlando, l'ha fatto proprio al contrario: questo matrimonio sa da fare da domani e sempre. Perché di matrimonio si tratta. Io ho sentito tanti interventi dei colleghi, io non sono un esperto di diritto di famiglia, però una cosa è chiara: tu chiama la pelle e la mera con qualunque termine tu voglia, ma io mi sono fatto delle semplici domande ascoltando i giuristi
e gli ex magistrati presenti, com'è che si costituisce questa unione civile? Secondo le stesse modalità previste per il matrimonio. Quello civile, ovviamente, non ci abbiamo messo il sacerdote, per fortuna, ma qualcuno avrebbe forse voluto anche mettercelo. Come si interrompe la coppia di fatto? Secondo le medesime procedure previste per il divorzio e per la separazione. Quali sono i diritti e i doveri delle coppie, delle unioni civili? Le stesse previste per i coniugi, ovvero per la moglie e per il marito. Quali sono i diritti successori? Gli stessi previsti per la materia familiare. Quali sono le cause ostative? Le stesse previste che ostano al matrimonio. Allora cos'è sta roba qua se non è il matrimonio dei gay? A cui si è voluto fare anche un'ulteriore aggiunta, perché non bastava questo danno. Si è voluti andare a introdurre, chiamandolo anche con un termine anglosassone che poi nel testo è ancora più complicato perché è un continuo rinvio ad altri articoli e ad altri commi, la cosiddetta stepchild adoption, cioè l'adozione del figliastro, stepchildren. Io ho più comunanza con le cose normali, non con le cose anormali che voi mettete nelle leggi. Perché io posso capire che qualcuno, io non sono d'accordo sul fatto, io sono piuttosto tradizionale, vorrei che ciascuno avesse una mamma e un papà, se ha la fortuna di poterli avere fino alla fine. Non sono d'accordo che ci siano due papà o due mamme. Sicuramente posso arrivare a pensare che nel caso del figlio frutto di un precedente rapporto eterosessuale qualcuno ci pensi, ma addirittura prevederlo anche per la fecondazione eterologa oppure per la cosiddetta maternità surrogata è una aberrazione vera e propria. Perché è vero che non c'è la legalizzazione di una pratica che comunque è illegittima e illecita, ma si va a legalizzare quelli che sono i frutti di quella pratica, e quella a casa mia non si chiama più utero in affitto, si chiama compravendita dei bambini, punto. Voglio leggere una citazione fatta ai tempi del referendum sulla fecondazione assistita. Diceva: della fecondazione abbiamo fatto un mercato, è una trasformazione epocale. La vita che un tempo apparteneva alla religione, alla patria, alla rivoluzione, ora appartiene al mercato. Ne parliamo come un allenatore parla della sua squadra, come qualcosa di cui disporre. Abbiamo manipolato la vita, l'abbiamo clonata, riprodotta in provetta, comprata e venduta. L'abbiamo privatizzata. E si sa dove finiscono le cose privatizzate. Non una persona con nome, cognome, odore, ma una società anonima con fermo posta alle isole Cayman. Questo non è Monsignor Bagnasco. Queste sono le parole di Beppe Grillo dette 11 anni fa. E devo dire che Grillo la vedeva lunga. Forse anche per questo che ha tolto il nome dal simbolo. Qualche motivo ci sarà. Concludo, Presidente. Io credo che ci fosse la necessità di dare una risposta rispetto anche ai diritti e doveri delle coppie gay, e si poteva farlo tranquillamente introducendo nel titolo secondo, nel capo secondo, che le coppie di fatto potessero essere estese anche alle coppie omosessuali. Ma non si può, per dare una risposta a 7.000 coppie e forse a qualche centinaia di bambini, aver fatto una legge che non va a dare le risposte a 1.422.000 famiglie di fatto eterosessuali e dei loro 151.000 bambini che non potranno essere neppure adottati. Questa legge è una legge razzista nei confronti dell'eterosessualità e della normalità. Grazie.